Tu comincia a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile e alla fine ti scoprirai a fare l'impossibile. 2 anni fa, con queste parole, Giorgia Meloni salutava una vittoria elettorale storica che per la prima volta aveva consegnato il ruolo di prima forza politica a Fratelli d'Italia, al partito della destra italiana, e aveva consegnato per la prima volta a una donna l'incarico di guidare il governo italiano. Fu una serata da sogno, quasi magica, in cui a tanti di noi si sono bagnati gli occhi nel ripensare ai tanti anni di militanza, alle fatiche di quando eravamo un piccolo movimento che faticava a farsi spazio, alle prime vittorie, ma anche alle tante difficoltà da cui abbiamo dovuto e saputo rialzarci, ai tanti fratelli maggiori, ai tanti amici che avevamo perso per strada e che quella sera ci guardavano dall'alto. Quel 25 settembre di 2 anni fa, ricordo che non festeggiamo nemmeno tanto, sapevamo che quel risultato non era un punto di arrivo, ma soltanto l'inizio di un nuovo capitolo della nostra bella storia infinita. Soprattutto sapevamo che gli italiani ci avevano affidato la guida della nazione in una tempesta, a cavallo tra la fine della pandemia e lo scoppio di nuovi conflitti in Europa e nel mondo. Governare non è mai facile, governare da destra è ancora più difficile perché spesso le burocrazie pubbliche spingono in direzione opposta. Non lo era, a maggior ragione, in queste condizioni geopolitiche ed economiche. Ciò nonostante, siamo ancora saldamente il primo partito, persino rafforzato nel voto espresso pochi mesi fa alle elezioni europee. Giorgia Meloni può contare sulla fiducia della maggioranza degli italiani. Sono passati 2 anni da quella sera e di strada ne abbiamo fatta tanta. Oggi l'Italia di Giorgia Meloni è sinonimo di credibilità, di crescita, di serietà. È anche sinonimo di cambiamento sul fronte interno perché abbiamo il record di occupati e perché con le riforme storiche del premierato, della giustizia e dell'autonomia davvero stiamo rivoluzionando una nazione che per troppi anni era rimasta inchiodata ai no della sinistra e ai giochi di palazzo. Ma anche sul fronte internazionale, dove Giorgia Meloni ha stupito tutti, o meglio ha stupito chi non la conosceva, diventando in poco tempo un punto di riferimento in Europa e nel mondo, simbolo di un'Italia finalmente orgogliosa del proprio peso e consapevole del proprio ruolo e della propria missione. Un punto fermo in mezzo a tante leadership europee indebolite e prossime al tramonto. E intanto a sinistra stanno impazzendo, sono divisi su tutto e provano a ricostruire la grande ammucchiata per provare a batterci. La loro narrazione, le loro gufate anti-italiane, le loro menzogne, le loro cattiverie si infrangono ogni giorno contro la realtà dei fatti. Era impossibile, dicevano in molti, ma a noi l'impossibile non ha mai spaventato. E statene certi, non ci spaventerà mai.